Sono veramente contento di questa iniziativa per i bambini, per il futuro, perché i ragazzi hanno speranza. Il gioco, il calcio è sempre un sogno per i ragazzi, piccoli soprattutto. E dare futuro, dare speranza, far crescere in maniera sana ed educativa, come quella dello sport, i piccoli della nostra città, credo sia veramente importante. Per questo la Fondazione ha pensato, penso lodevolmente, a distribuire questi palloni e a dare un segno anche portando qui i ragazzi, in questa sede così prestigiosa, così bella dal punto di vista culturale, perché la bellezza comunque colpisce. Oggi abbiamo anche deciso di acquistare diversi palloni del Palermo Calcio per donarli a ragazzi di quartieri disagiati. E questo è un momento sicuramente di festa per la Fondazione perché abbiamo oltre 100 ragazzi che sono qua, anche alla presenza del presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, il vescovo Raspanti, ma anche alla presenza del presidente del Palermo Calcio. Quindi un momento di gioia, ma un momento anche di attenzione verso i più deboli, verso i ragazzi. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Palermo è partner in questo progetto. Stiamo facendo anche noi dei progetti laboratoriali con gli adulti del mondo dell'esecuzione penale esterna. Nell'ambito di questo evento di oggi abbiamo collaborato insieme al progetto e all'IPM di Palermo per individuare le associazioni che lavorano nel quartiere a rischio con i bambini che svolgono attività sociali e sportive. Ed è un binomio importantissimo perché attraverso l'arte e attraverso lo sport i ragazzi possono lavorare proprio sulla dimensione della salute, del benessere, dell'equilibrio, dell'attenzione e sul anche provare a ricercare quelle che sono le loro capacità che finora magari non avevano avuto la possibilità di poter verificare, di poter sperimentare. Abbiamo cominciato chiedendo che cosa potessero essere le loro necessità e anche la loro idea di bellezza. Quindi è venuto subito fuori questo interesse per il calcio e quindi sicuramente in primis per la Palermo Calcio. E abbiamo pensato con loro di progettare allora insieme questo pallone, quindi mettere in campo quello che loro potessero avere, diciamo, in testa appunto.